L'arrivo a Riccione dell'onorevole Giovanni Donzelli è stata l'occasione per Fratelli d'Italia per fare il punto in vista delle prossime amministrative. Presenti i vertici provinciali, al candidato sindaco Stefano Caldari sono state consegnate le priorità del partito: sicurezza con un incremento della polizia locale, urbanistica con il ripristino dell'area urbano in centro e la riqualificazione dei quartieri, sociale, in primis l'abolizione delle rette dei nidi e un mutuo sociale per aiutare le coppie giovani con la casa, e poi ancora il supporto al turismo e ad eventi capaci di attirare anche le famiglie. La lista di Fratelli d'Italia è già pronta: 24 nomi, 14 uomini, 10 donne, col coordinatore comunale Stefano Paolini come capolista. Noi pensiamo che con i numeri che abbiamo sicuramente avremo un risultato veramente positivo anche a Riccione. Abbiamo lavorato duro in questi anni, abbiamo portato il partito sicuramente a dei risultati positivi anche a livello iscritti, pertanto noi pensiamo che Fratelli d'Italia avrà un posto di rilievo anche in questa amministrazione. Siamo un partito concreto, un partito che vuole fare dei risultati immediati, pertanto ci impegneremo in questo. Ci aspettiamo un grande risultato ovviamente per il centrodestra, la conferma di una buona amministrazione, anzi un salto di qualità in avanti, perché abbiamo molta fiducia in Stefano, dopodiché anche un ottimo risultato ai Fratelli Italia, che finalmente potrà entrare nell'amministrazione a dare una mano e anche a difendere alcuni punti a cui noi teniamo particolarmente, come la sicurezza in prima persona. Fratelli Italia si sa dove si trova, e altri partiti si lasciano in opposizione al PD e poi si ritrovano alleati col PD e coi 5 Stelle. Noi quello che promettiamo agli elettori poi lo manteniamo, siamo sempre dalla stessa parte, a volte un po' noiosi forse, però prevedibili sì, ma da questo punto di vista siamo un po' una certezza, ecco, noi ci piace essere così. Se gli elettori daranno a Fratelli Italia un consenso adeguato, avremo una bella pattuglia in Consiglio Comunale. Il nostro appello è a darci fiducia a tutti gli elettori di Riccione. Ovviamente noi speriamo di sì, ma questo non si decide prima a tavolino, non abbiamo noi la presunzione di decidere, altri invece vogliono decidere chi può e chi non può governare prima delle elezioni. Noi, in base a quella, alla fiducia che ci daranno i cittadini, governeremo e avremo la nostra pattuglia. Da Donzelli anche una battuta sulla lista Fratelli di Riccione, che sostiene il candidato Cecchetto. Su quei tentativi di imitazione che non hanno nessuna possibilità di successo, sono tentativi anche scorretti, ma i cittadini sono meno scemi di quello che credono chi prova a fare queste cose.